Buongiorno, buongiorno da Torino. Buongiorno, oggi è sabato, oggi è l'11 maggio del 2018, oggi ci sono riuscito. L'altro giorno avevo detto che era aprile ancora. Maggio, oggi è l'11 maggio, è sabato, qui a Torino c'è una giornata stupenda. Nel pomeriggio saremo a Novara, come di consueto, faremo la nostra sessione pomeridiana con studio biblico dalle 16 alle 19 o 18:30 e poi la sera avremo una serata così bella, dinamica, come tutte le cose che vogliamo fare, alle 20:30. Per chi è in zona a Novara può venire ed avremo sicuramente un ottimo e un straordinario tempo. Stamattina voglio parlarvi di qualcosa di veramente particolare che ascoltavo l'altro giorno, che ha dato una grande risposta anche a livello scientifico ad alcune parole che Gesù ha detto. Voglio leggere subito in Giovanni al capitolo 21, dal versetto 1. Gesù era risuscitato da qualche giorno. Ed è scritto così: dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli presso il mare di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera: Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme e Simon Pietro disse loro, preso un po' dallo scoraggiamento, io vado a pescare. Ed essi gli dissero, veniamo anche noi con te. Così uscirono e salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. E al mattino presto Gesù si presentò sulla riva e i discepoli tuttavia non si resero conto che era Gesù. E Gesù disse loro, figlioli, avete qualcosa da mangiare? Ed essi gli risposero, no. Ed egli disse, gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Ed essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità dei pesci. Ora, se vediamo e leggiamo la cosa in maniera così normale, senza cercare di trovare alcun insegnamento, alcuna spiegazione, alcuna rivelazione da questo, noi possiamo dire che c'entra questa indicazione che Gesù dà, perché qual è la differenza tra gettare la rete dal lato sinistro o dal lato destro della barca? Alla fine i pesci sono là, quindi era soltanto una distanza di mezzo metro, un metro al massimo, voglio dire. Perché i pesci dovrebbero entrare nella rete se getti la rete dal lato destro della barca e invece non dovrebbero entrarvi se la getti dal lato sinistro? E sono state dette tante cose. In ogni caso la cosa più importante è, intanto obbedisci a quello che dice il maestro. Se il maestro ti dice di gettarla a destra, gettala a destra. Se lui ti dice questo vuol dire che c'è un motivo. Se ti dice di gettarla davanti o di dietro, di gettarla per aria, i pesci escono dall'acqua e si infilano nella rete, se lui ti dice di fare questo, fai questo. Ma l'altro giorno leggevo una cosa molto interessante da parte di un amico che abbiamo, e lui spiegava queste parole anche dal punto di vista scientifico, cercando di dare anche una spiegazione molto bella per quanto riguarda l'aspetto del lato destro e del lato sinistro, che chiaramente non era un aspetto politico naturalmente, ma lui spiegava qualcosa che è stato scoperto diversi anni fa da medici, scienziati, cose che riguardano il nostro cervello. E volevo leggervi qualcosa perché vorrei trovare le parole giuste naturalmente ed esprimere questo concetto con parole giuste, quindi non voglio inventarmi niente. Ed è scritto qui, e lo potete trovare su internet tranquillamente, è scritto così, quando parla delle caratteristiche del nostro cervello. Il cervello è certamente l'organo più complesso e affascinante del corpo umano, la struttura biologica che maggiormente ci differenzia dagli animali. La cosa più straordinaria del cervello è che non si tratta di un organo statico, ma di qualcosa che muta ed evolve grazie agli stimoli e alle esperienze a cui è sottoposto.
Dice, il cervello è diviso in due emisferi, la sua parte anteriore è divisa in due emisferi, l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, i quali presentano significative differenze funzionali. Così come il linguaggio è un aspetto caratterizzante della parte sinistra del cervello, la capacità invece di percepire in modo globale un quadro, una mappa o un insieme di immagini, cogliendo i rapporti presenti tra gli elementi che li compongono, è una dote tipica dell'emisfero destro, considerando per semplicità tutti i destrimani. Nei mancini il discorso è rovesciato. Guardate qua, il ruolo dominante dell'emisfero sinistro nei processi linguistici, sia scritti che orali, potrebbe erroneamente far pensare che questa zona abbia funzioni più importanti o elevate rispetto all'emisfero destro. Numerosi studi hanno dimostrato invece come i due emisferi cerebrali presentino differenti specializzazioni, tutte fondamentali nella realizzazione dei processi cognitivi e nella costruzione del pensiero in senso lato. Ascoltate questa. Cervello, ingegnere o poeta? Entrambi. A livello generale si può affermare che l'emisfero sinistro del cervello è l'ingegnere. Oltre ad essere specializzato nei processi linguistici, comanda in quelli sequenziali e nella percezione o gestione degli eventi che si susseguono nel tempo, come ad esempio la concatenazione logica del pensiero. In altri termini, il cervello ingegnere è maggiormente qualificato nella percezione analitica della realtà. L'emisfero destro, invece, è il poeta, più specializzato nell'elaborazione visiva e nella percezione delle immagini, nella loro organizzazione spaziale, nell'interpretazione emotiva. Più sommariamente, al cervello poeta spetta la percezione globale e complessiva degli stimoli. In poche parole, qualcuno diceva anche che il nostro emisfero sinistro è il ragioniere, ciò che la parte del cervello che ragiona in maniera empirica, in maniera razionale, che fa i calcoli, è la parte calcolatrice o calcolatore del nostro cervello. La parte destra invece è la parte artistica, la parte che immagina, la parte che pensa, la parte che esprime, la parte che riesce a inquadrare le cose, avere il quadro della situazione sulla base di parecchie immagini o di parecchi dati. Ora, quando noi andiamo a vedere questo sulla base, so che forse per qualcuno può sembrare strano, ma ascoltate fino alla fine. Gettare la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Significa uscire fuori dagli schemi, significa uscire fuori dalla razionalità, significa uscire fuori da quella parte ingegneristica fatta di numeri, di date, di misure. Andare nel lato destro significa entrare nella parte immaginaria, nella parte artistica, nella parte poetica, nella parte dove tutto è possibile e nella parte dove tutto può accadere. In realtà, qual è la differenza tra lato sinistro e lato destro? Ma quello che Gesù vuole probabilmente insegnare in questo aspetto è che anche nello stesso posto dove noi abbiamo trovato fallimento, dove abbiamo trovato una opposizione, dove non siamo riusciti, dove forse siamo caduti, dove ci siamo scoraggiati, probabilmente lì, in quella parte, in quell'esperienza, in quella zona, in quella determinata cosa che abbiamo fatto, c'è qua un miracolo nascosto se riusciamo ad approcciare quella cosa con il giusto criterio, con la giusta motivazione, con la giusta parola da parte di Dio, con la giusta attitudine. Gettare la rete dal lato destro significa ritornare nel luogo del fallimento e farlo con un'aspettativa e con una inventiva e con una voglia di vedere le cose al di là di ciò di come ci sono state presentate. Paolo dice una cosa bellissima in Efesini 3:20, ne abbiamo parlato tantissimo in queste settimane, in questi ultimi due mesi. Ora colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo, di quello che immaginiamo. Ecco, il lato destro del nostro cervello è quello che immagina, è quello che riesce ad andare oltre le immagini, che riesce a
a penetrare quella realtà brutta che stiamo vivendo, e la parte destra del nostro cervello è quella che ci dice: è possibile, io posso ottenere dei risultati, posso veramente vedere Dio all'opera in questa cosa, perché se non ha funzionato in quel modo non significa che è finita, vuol dire che c'è un altro modo, c'è un altro metodo, c'è un'altra cosa che è possibile fare sulla base di una guida specifica da parte di Dio, sulla base di una parola che Dio ci dà. Gettare la rete dal lato destro della barca significa probabilmente continuare a fare la stessa cosa ma in maniera diversa, o applicare dei modi o delle modalità, un'inventiva, dei colori diversi, dei profumi diversi, un'attitudine diversa, fare in modo che quella cosa che non ha prodotto dei risultati possa risultare quello che dà uno sblocco definitivo alla nostra vita. Questo principio naturalmente può essere applicato in ogni area della nostra vita, dal punto di vista economico, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista sentimentale, dal punto di vista emotivo, dal punto di vista mentale, dal punto di vista spirituale, qualunque cosa. Getta la rete dal lato destro significa usa la fede, usa la parte la parte artistica, la parte dell'inventiva, la parte dell'immaginazione. La parte sinistra del cervello è quella analitica, fatta di calcoli, fatta di numeri, di misure, come ho detto. La parte destra del nostro cervello è quella che va oltre i numeri, oltre le misure, oltre il ci ho già provato e ho fallito. La parte destra del cervello è: io non fallirò perché Dio ha detto che devo andare in questa situazione, in questa direzione, devo applicarmi, devo mettere le mie energie e so che riuscirò, so che avrò successo, so che ci saranno delle grandissime soddisfazioni perché Dio farà smisuratamente al di là. Le persone hanno paura del cambiamento, le persone hanno paura di provare in maniera diversa, hanno paura di cambiare il loro metodo. E stamattina mentre facevo la mia passeggiata quotidiana e ascoltavo e pregavo e chiedevo a Dio di parlare alla mia vita, sentivo queste parole molto forti. So che sono molto forti queste parole, ma le voglio rilasciare nella vostra vita perché credo che abbiano possano avere lo stesso effetto che hanno avuto nella mia vita. Molte persone preferiscono vivere un inferno conosciuto che avventurarsi in un paradiso sconosciuto. E ho ascoltato una storia straordinaria qualche giorno fa di una persona che era stata imprigionata durante la guerra e come tutti gli altri era destinata alla fucilazione. E il capitano che faceva parte dell'esercito che fece prigioniero quest'uomo gli diede una scelta, disse: devi decidere domani, ti do 24 ore di tempo per decidere se essere fucilato o passare attraverso quella porta. E il prigioniero chiese: che cosa c'è dietro quella porta? E il comandante disse: nessuno lo sa, perché nessuno è mai tornato indietro da quella porta. Passarono 24 ore e il prigioniero decise di essere fucilato. E dopo l'esecuzione uno dei soldati andò dal capitano e disse: capitano, mi scusi, ma cosa c'è dietro quella porta? E il capitano rispose: la libertà. E questa purtroppo è la verità di molte persone che decidono di vivere un inferno conosciuto piuttosto che avventurarsi in un paradiso che devono conoscere. A volte ci viene data l'opportunità di passare attraverso una porta, a volte ci è data l'opportunità di gettare la rete dal lato destro della nostra barca per poter ottenere dei risultati lì dove ancora non abbiamo ottenuto dei risultati, cominciare a sperimentare una libertà che non abbiamo mai vissuto, una gioia che non abbiamo mai realizzato nella nostra vita, di cominciare a lavorare e spendere le nostre energie per dei sogni che sono da sempre nel nostro cuore. Ma la paura del nuovo, la paura di fare questo passo, di gettare la rete dal lato destro, che può sembrare insignificante, stupido, ma che può alla fine fare la differenza nella nostra vita. Io voglio incoraggiarti a sì andare avanti con l'emisfero sinistro, perché la vita è importante avere i piedi per terra e calcolare anche dei rischi di tanto in tanto, perché è importante avere, essere sobri. Ma come disse qualcuno, dobbiamo imparare a camminare con i piedi per terra e la testa tra le nuvole.
camminare con i piedi per terra e la testa tra le nuvole. Dio ci ha creati in maniera perfetta, con un emisfero sinistro che è calcolatore, che è ragioniere, che è ingegnere, ma con un emisfero destro che è artista, che è poeta, che è inventore, che è quello che immagina le cose belle che possono accadere. E voglio incoraggiarti a non vivere più nel tuo inferno conosciuto, perché c'è un paradiso sconosciuto che ti sta aspettando ed è il luogo, il tempo o quella area della tua vita dove si possono realizzare tutti i sogni e vedere Dio fare smisuratamente al di là di quello che tu chiedi o di quello che tu semplicemente possa immaginare o pensare. Una buona giornata a tutti quanti e mi raccomando, getta la rete dal lato destro della barca, c'è tanta quantità di pesce che ti sta aspettando. Una buona giornata a tutti.